Ecco, allora, riprendendo il discorso che facevamo l'altra volta, si sente parlare tanto del concetto di signoraggio bancario. Ecco, cosa si Che intende cos'è? esattamente questo signoraggio bancario? Il signoraggio ha delle radici storiche che vanno Medievali, indietro diciamo. di medievali, esattamente. Comunque, molto in breve, il signoraggio significa è il guadagno da emissione di denaro che viene a chi ha questa titolarità, cioè chi emette il denaro guadagna, guadagna in maniera molto semplice, cioè facciamo il caso della BCE, la BCE quando stampa una banconota da 100 euro che presta allo Stato italiano a garanzia con dei titoli di Stato, la BCE ne richiede indietro 100 più 3 di interesse. La BCE in realtà ha Ecco, sostenuto scusa, sempre. questi tre di interesse sarebbero per coprire il costo No, del... no, no, No. l'interesse è un interesse. L'interesse dal mio punto di vista è un'usura e basta. Che sia alto o basso, l'interesse è No, un'usura. era per precisare il concetto, sì. Perché altrimenti il denaro non può generare denaro da sé. Quindi l'interesse è un'usura, ma a prescindere da questo, la BCE sostiene un costo che secondo la Banca Nazionale Svizzera per una banconota possiamo stimare all'incirca in 30 centesimi di euro. Quindi la BCE guadagna, o meglio, chi sta dietro la BCE, che sono delle banche centrali, che sono a loro volta in mano quasi totalmente a privati, guadagna 100 euro meno 30 centesimi, ovvero sia guadagna 99,70 centesimi più questi interessi. Dal mio punto di vista la questione del signoraggio non è tanto una forma di arricchimento, perché questi qua sono personaggi, lo abbiamo detto prima, che si stampano il denaro che vogliono, quindi non hanno bisogno di guadagnarli in quel modo, è molto più subdola la cosa, è piuttosto un meccanismo di, non so come dire, di schiavitù dovrei dire, delle popolazioni che poi sono costrette a ripagarlo questo interesse. La cosa è del tutto assurda perché se ci pensiamo bene, diciamo denaro che poi sia banconota o denaro elettronico poco cambia, è una promessa di pagamento nulla più. Allora, uno Stato non può emettersi del denaro, che è una promessa di pagamento, ma può emettere dei titoli di Stato che sono altrettanto una promessa di pagamento. È la stessa identica cosa. Nel primo caso, ovviamente, lo Stato ci guadagnerebbe, quei soldi potrebbero andare a beneficio dei cittadini. Nel secondo caso, ci guadagnano, lo dicevamo anche Sì. l'altra volta, ci guadagnano dei privati, delle banche private, possiamo fare anche dei nomi se vogliamo, o assicurazioni che ci sono. Ad esempio la Banca d'Italia, il 94,50% è in mano a banche o italiane, non solo, ma anche straniere. Ormai poi c'è un Sì, intreccio terribile di difficile districarsi. quotazionari, Quindi eccetera, e assicurazioni, quindi. diciamo il nuovo modo di sfruttamento che si è sviluppato su scala mondiale, Ma diciamo, sì, anche questo. perché parliamo di cifre che sono abnormi, che sono infinitamente superiori A quello che a giro quelle d'affari gli dell'economia va, esatto. reale, che poi la possiamo criticare anche per altri motivi, no? L'economia reale, nel senso di produzione di cose che non servono, eccetera, però quantomeno è reale. Qui abbiamo cifre che sono all'incirca 19 volte superiori. Ecco, recentemente ho letto sulla stampa ufficiale, no? La problematica è di autorizzare la stampa dei soldi anche in locale, facendo girare il file Si chiamano bitcoin, tra... se non Esatto, erro. Bitcoin. Sì. Esatto, Bitcoin. Ci puoi spiegare questo meccanismo? Come può funzionare un discorso del genere? Ma No, e è... soprattutto come si fa a verificare il giro poi di Allora, denaro? Perché tanto il denaro non può essere finito, no? sì, noi faccio una premessa molto rapida. Siamo anche qui di fronte a degli assurdi pazzeschi, cioè bisogna pagare le tasse oppure bisogna fare i tagli sulla sanità, su tutto quello che vogliamo, da un lato. Poi dall'altro c'è in circolazione un denaro che 19 volte, lo dicevamo prima, superiore all'economia reale. Quindi quei soldi lì potrebbero andare benissimo da quell'altra parte. Le monete locali hanno un grande senso perché ovviamente rinforzano l'economia locale, la stabilizzano tra l'altro e soprattutto sono monete che non di loro quantomeno non sono soggette né ad inflazione né tantomeno ad interessi. Se la cosa fosse estendibile il più possibile, ovviamente risolverebbe, non dico tutti, ma in buona parte dei problemi, anche perché per loro intrinseca natura le monete locali e sappiate che ce ne sono tantissime in giro nel mondo. Ovviamente non vengono pubblicizzate, perlomeno dai canali,
dei media, esatto, ufficiali, ma ce ne sono davvero tantissimi in giro e anche piuttosto grandi. Io ne conosco bene uno in particolare negli Stati Uniti, però ripeto, sono monete che oltretutto servono principalmente i bisogni locali di una comunità. Le monete locali hanno delle caratteristiche molto precise, ovviamente operano esclusivamente sul territorio e di conseguenza quei soldi rimangono sul territorio e lo arricchiscono. Dovremmo pensare che quando noi andiamo a fare la spesa qui all'Emporio quei soldi rimangono qui perché vanno ai produttori locali, ai dipendenti eccetera, quando andiamo allo Shan, tolto una minima parte, quei soldi vanno a finire dove vanno a finire. Questa è una prima caratteristica. Le monete complementari o locali sono sempre monete che di loro non generano inflazione e soprattutto che non vengono emesse con degli interessi, quindi non potranno mai generare un debito. Io ne conosco una in particolare piuttosto bene negli Stati Uniti, si chiama Ithaca Hours, nella città di Ithaca, e basterà pensare che loro hanno costruito poco tempo fa, hanno costruito un'ala nuova dell'ospedale esclusivamente mettendo questa moneta locale, con la quale hanno pagato i muratori, gli elettricisti, il materiale, quello che era, quindi non hanno, in realtà non hanno tassato i cittadini, non hanno fatto nulla, semplicemente si sono emessi questa moneta.